Bene, insomma, io così organizzando questo lavoro, adesso anche parlando con Matteo, volevo rapidamente sintetizzare le due linee guida che sono quelle vincolanti, ma che tuttavia non sono di particolare interesse perché hanno, come dire, una natura descrittiva, una natura esemplificativa e tuttavia comunque sono vincolanti perché la legge demanda queste due linee guida di completare il dettato normativo che con la norma sono state delineate. Bene, mi è piaciuto questa mattina innanzitutto ascoltare il presidente De Zotti, laddove voglio dire ha individuato, ha definito quello che è un marchio, un DNA dal quale non si riesce a liberare questa autorità indipendente che ha tutte queste competenze, no? Rimane il marchio anticorruttivo in tutta la sua produzione. E questo, secondo me, non è, come dire, un fatto positivo nella definizione, nella individuazione di quella che dovrà essere, deve essere la programmazione di fatto normativa dell'autorità stessa. Ma io ho letto qualcosa così per quanto riguardava la natura giuridica delle linee, e di fatto, al di là, noi ci atteniamo a quello che ha detto il Consiglio di Stato, in quanto le ha definite norme di carattere generale, atti amministrativi generali aventi natura di atti di regolazione. Quindi atti amministrativi generali aventi natura regolamentare. Tuttavia, vuol dire parte della dottrina, ma a noi non interessa soltanto per un riferimento rapido ed estemporaneo. Ritiene che almeno quelle vincolanti abbiano dei regolamenti veri e propri, in quanto sono norme generali di astratte che si applicano non in un caso determinato, ma in una serie indefinita di casi. E tuttavia non è questo il momento per censurare, per dire se questo è giusto o non è giusto. Certamente il mondo sta cambiando, la globalizzazione impone delle misure, delle fonti non tipiche, diverse, flessibili, atipiche, che comunque, secondo una teoria generale di diritto, hanno un valore giuridico e sono fonti di diritto, non, voglio dire, quelle canoniche, quelle classiche, ma comunque ci troviamo di fronte a questo love soft, che comunque hanno un impatto significativo ed importante nell'attività di tutti i giorni. Quindi, fonti atipiche, flessibili, adespote, quindi non hanno un centro ben definito. Veniamo a noi, cioè voglio dire, l'attività che ha svolto il Consiglio di Stato nella definizione delle linee guida è stata un'attività, diciamo così, importante che ha in qualche modo controllato e talvolta ridotto, ricondotto nei limiti, voglio dire, corretti l'attività stessa dell'ANAC. Perché, voglio dire, quando un'autorità è investita di una molteplicità di compiti, tende ovviamente ad allargarsi. Tutti coloro che esercitano in qualche modo una funzione significativa e importante, anche la magistratura talvolta, no? Rivendicano competenze che poi sono di altri. E tuttavia, voglio dire, il Consiglio di Stato ha accompagnato, non con singoli pareri, non con singoli provvedimenti, ma ha accompagnato tutto il processo di riforma, quindi con una costante sottolineatura delle incongruenze che queste linee presentavano e dei suggerimenti, molti dei quali sono stati recepiti dall'ANAC. Ecco, la prima osservazione che faccio, per quanto riguarda, però lo farò in una rapida sintesi, anche perché penso che la lettura delle stesse non abbia bisogno di commenti o di mediazioni particolari, anche perché molti di voi, no, frequentano la materia più di quanto la frequenti io. Bene, le linee guida numero 5, no? Parlano dei criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici. Molti di voi sapranno, no? Conosceranno che con il vecchio col codice 163 del 2006, per quanto riguarda le commissioni giudicatrici deputate all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione era interna e laddove non ci fossero professionalità all'interno, la stazione appaltante faceva riferimento
agli ordini professionali, alle università. Quindi voglio dire, la regola era la commissione interna. Con il nuovo codice invece è il contrario, la regola è quella degli esperti esterni. E questo, voglio dire, sebbene non può lasciare perplessità di vario genere, tuttavia è una scelta, come dire, se poi queste professionalità abbiano i requisiti, questo è un altro discorso, tuttavia voglio dire, la scelta è una scelta, diciamo, giusta, corretta, perché se voi immaginate, lo leggevo in un articolo qualche tempo fa, che il prezzo che si paga per l'anticorruzione e il prezzo che si paga per la incompetenza di noi funzionari della pubblica amministrazione è pari, no, l'anticorruzione al 13%, invece l'incompetenza all'87%, quindi un danno enorme. Certamente in questo modo si vuole, insomma, invocare, si vuole creare, no, una professionalità più adeguata che possa comunque scongiurare in qualche misura questo fenomeno. Certo, per esempio in Germania, che insomma è sempre nei nostri modelli, c'è una scuola della pubblica amministrazione deputata proprio, fra l'altro, agli appalti, no? Quindi voglio dire, mentre qui, voglio dire, ancora una volta in maniera estemporanea creiamo degli albi con delle esperienze, con delle competenze, però non c'è ancora una professionalità, una determinazione in ordine alla definizione scientifica di quello che debba essere, no, la professionalità che deve essere posseduta da coloro i quali partecipano alla commissione per l'offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi questo cambio di passo da una parte, no. Ciò non significa che non possa esserci anche la commissione interna, sempre con l'esclusione del presidente, perché è stata tolta questa possibilità che prima qualcuno aveva invocato. Allora, quando, voglio dire, la pubblica amministrazione, la stazione appaltante, faccia delle gare, degli appalti, no, che sono per i servizi e le forniture inferiori alla soglia comunitaria, per quanto riguarda i lavori fino a 1 milione di euro, e che non siano di particolare complessità. Non sono di particolare complessità quegli appalti che non abbiano, voglio dire, un contenuto particolare, la legge definisce a livello già normativo che cosa, no? Voglio dire, non è complesso. Già, poi le altre complessità le indicherà la linea guida, ma la norma stessa definisce che cosa non è complesso, e non è complesso quello che può essere fatto con il sistema dinamico di acquisizione, quello che può essere fatto con la procedura ex articolo 58, quello che può essere fatto anche con dalla commissione, allora quando la valutazione si riferisce ad elementi predefiniti, no? Off on, cioè se tu hai quell'elemento ti do 10, se non hai ti do 0. Quindi questo non sono praticamente complessi. Quindi possono essere nominati, sempre però iscritti all'albo quando andrà in vigore, dalla commissione, dalla stazione appaltante, con l'esclusione del presidente. Adesso voglio dire, questo, diciamo, è il nucleo, diciamo, stabilito dalla legge. Poi vuol dire la commissione deve indicare quali sono i criteri, le modalità perché questo albo venga formato. E cosa dice la legge? Voglio dire, ci sono dei requisiti di carattere professionale e sono dei requisiti di carattere morale. Tuttavia c'è una certa, come dire, tendenza da parte del codice, no? E quindi anche da parte della linea guida a privilegiare, no, già dal momento della indizione della gara e della predisposizione di quelli che sono i bandi di gara, una serie di indicazioni che devono essere comunque contenute, no? Quindi voglio dire, la linea guida numero 5 parla che già nel bando di gara bisogna dire quali sono le professionalità che verranno richieste, perché quel tipo di professionalità, qual è il numero, che può essere da 3 a 5, no, della commissione che svolgerà le funzioni che giudicherà gli appalti, quali possono essere le professionalità da richiedere, in che modo verranno scelti i componenti della commissione, quale sarà il criterio di scelta del presidente, che potrebbe essere, no, chi è più competente, chi o per sorteggio o per quello che è accaduto precedentemente. E poi, voglio dire, la commissione
una volta, voglio dire, poi ci sarà una richiesta all'ANAC, l'ANAC, voglio dire, presenterà un numero doppio di componenti, questi componenti verranno sorteggiati in seduta pubblica, questi componenti poi dovranno dichiarare se hanno motivi di compatibilità o meno, o di incompatibilità o meno con la gara, in quanto, voglio dire, ci sono degli interessi confliggenti proprio o di altri soggetti indicati dalla legge, no? Il DPR 62 indica quali sono le condizioni, oltre che il codice di procedura civile indica quali sono le incompatibilità. E voglio dire, questo sarà, diciamo, questo è il sistema, no? Iscrizione all'albo e scelta, no? Mediante sorteggio tra quelli che nomina l'autorità, l'ANAC, il numero pari al doppio, in genere mando, poi questo numero pari al doppio è importante perché se qualcuno è incompatibile non può accettare, eccetera eccetera, l'amministrazione ha dei sostituti. Per quanto riguarda invece la professionalità richiesta, no? Non mi pare, poi a Cardi mi correggerà, perché mi correggerà senz'altro, fallo, mi correggerà, perché voglio dire, le professionalità richieste sono comunque l'iscrizione, sono quattro mi pare, l'iscrizione in un ordine professionale se previsto, l'iscrizione in albi anche se non previsti dalla norma, insomma, cioè artigiani, vuol dire i dipendenti della pubblica amministrazione, i professori universitari, ricercatori, associati, eccetera. Quindi diciamo che definisce in questo, diciamo, una gamma di requisiti che devono avere, cioè almeno da 5-10 anni devono essere iscritti all'albo, devono avere fatto la formazione se prevista dall'ordinamento, devono avere delle assicurazioni, no, obbligatorie per quanto riguarda i danni che l'amministrazione possa subire per il loro comportamento. Devono aver svolto almeno tre o cinque incarichi professionali a seconda della complessità di quello che devono fare, insomma. E tuttavia deve esserci l'assenza, voglio dire, questa è una cosa che mi ha colpito, perché l'assenza di sanzioni disciplinari dalla censura in poi, quindi un poveraccio che ha avuto una censura, insomma, non potrà fare il commissario di gara, quindi. Questo per dire, come diceva il dottor Accardi prima, come, voglio dire, talvolta, no, la visione ideale di una situazione, di una proposizione, di un mondo che si immagini contrasti con l'effettività di quello che a noi interessa, cioè una censura. Quindi se l'ordine professionale degli avvocati, perché ci sono gli esperti, anche magari nominato un avvocato, ha dato, come dire, ha inflitto una censura a un avvocato, quell'avvocato per 3 anni non può partecipare. Se un dipendente della pubblica amministrazione ha una censura, non può partecipare. E se... Quindi è una situazione, come diciamo, immaginata per un mondo che forse, insomma, esiste soltanto in qualche angolo che noi non conosciamo. E poi ci sono i requisiti di moralità che potete immaginare, sono quelli canonici, sono quelli che vengono o no ormai declinati in ogni rapporto con la pubblica amministrazione, che sono non essere quantomeno un mafioso, 416 bis, 416 normale, non aver commesso reati di terrorismo, non avere, voglio dire, commesso reati contro la pubblica amministrazione, dal peculato alla concussione a tutti gli altri reati, non aver ottenuto, ecco, voglio dire, condanne penali per abuso di potere o violazione di dovere superiori a 2 anni di reclusione, non aver subito condanne penali per un massimo di 2 anni, superiore a 2 anni per qualsiasi delitto non colposo. Quindi diciamo che questi requisiti, che prima erano previsti soltanto per gli amministratori, diciamo, sono stati trasferiti, trasfusi, riportati anche per i requisiti previsti per i commissari di gara. Diciamo che l'iscrizione poi viene fatta online, voglio dire, c'è tutto un procedimento da seguire, e una volta, voglio dire, che viene iscritto, questo può partecipare alle commissioni. Se questo commissario dovesse rifiutare per 3 volte, mi pare in 2 anni, se sbaglio, voglio dire, vado a braccio, quindi non,
può essere cancellato dall'albo, quindi ci sarà un periodo di sospensione, di cancellazione, e può chiedere l'iscrizione dopo 2 anni. Occorre comunque fare delle dichiarazioni, no? Quindi, autocertificative, oppure talvolta anche da parte dei consigli di appartenenza, per dimostrare questi requisiti. È ovvio che se si perdono questi requisiti c'è la cancellazione dall'albo attraverso un procedimento che viene aperto con le osservazioni, il classico procedimento previsto dalla 241. Quindi questo, diciamo così, è la sintesi, mi pare che possa bastare per quello che ci interessa della commissione, dei componenti, la commissione di gara per l'offerta economicamente vantaggiosa. Per quanto riguarda invece anche l'altra, no? L'altra, che anche questa è vincolante, ha un carattere anche questa descrittivo, che non presenta particolari problemi, perché voglio dire basta seguirla per trovare il percorso, ed è quella che si riferisce, è la numero 7, che è l'affidamento in house. Anche qui devo dire che il Consiglio di Stato ha dovuto, come dire, ricondurre nella giusta, come dire, sul binario giusto, nella giusta dimensione, quello che erano state alcune proposizioni nella linea guida, no? In quanto, voglio dire, il controllo che deve fare, cioè il controllo che spetta all'ANAC, cioè, anzi la funzione, il compito è quello di definire i criteri e le modalità per l'iscrizione. Quindi è questo il suo compito. Certamente dovrà controllare una serie di requisiti, primo fra tutti quello delle clausole statutarie che definiscono il controllo analogo, ma non, in una prima versione delle linee guida l'ANAC aveva addirittura, per fortuna poi quell'articolo è stato tolto, come diceva stamattina il Presidente, voglio dire, aveva, una volta che non fosse stato accertato il requisito, no, da parte della società in house, l'ANAC aveva imposto la revoca dell'appalto, insomma, che è una cosa che era un po' eccentrica rispetto a quello che prevede la legge, sia il codice dei contratti, sia il 175 del 2016. Quindi un controllo che verifica, quello analogo lo sapete qual è, vuol dire nelle sue forme, diciamo, di controllo preventivo, concomitante, successivo, in tutte le sue declinazioni, la possibilità di svolgere soltanto, di non svolgere più del 20, insomma, fino all'80% deve essere svolto il servizio per l'ente, vuol dire, per cui vi è stato l'affidamento, il 20% può essere dato soltanto per raggiungere economia di scala o altre, o per far fronte ad altre situazioni. Però diciamo che questi sono i controlli: controllo sullo statuto, controllo sulla produzione che non deve essere superiore, che deve essere superiore almeno all'80%, quella relativa all'affidamento, e voglio dire controllo su anche altri elementi che possano esserci, ma certamente non il controllo sull'organo che l'ANAC aveva inserito nel primo tempo e il Consiglio di Stato gliel'ha fatto togliere, perché ha detto tu la legge dice di controlli sugli obiettivi, sulle strategie, ma non un controllo, voglio dire, sugli organi dicendo come e perché. Quindi questo poi è stato espunto in un secondo tempo. E anche qui, una volta che, ecco, diciamo che la domanda di iscrizione, voglio dire, è una condizione soltanto legittimante, no? È la famosa, diciamo, di o scia che sia, quindi non è l'iscrizione nell'elenco che legittima l'affidamento in house, ma è soltanto la dichiarazione legittimante, che può essere poi interrotta, può essere, quindi se interrotta, qualora, vuol dire, l'autorità non individui, non riconosca che ci sono tutti gli elementi per fare quell'affidamento, voglio dire, con un avvio del procedimento può negare l'iscrizione. Una volta che sia negata l'iscrizione, ovviamente non c'è la caducazione automatica di tutti gli affidamenti fatti, ma c'è soltanto la possibilità, insomma, che l'ANAC può impugnare il provvedimento concessorio, ovvero, voglio dire, l'amministrazione dovrà adottare i suoi propri provvedimenti per ricondurre
voglio dire, nel dettato legislativo quello che sta accadendo. Per esempio, se stavo svolgendo dei servizi che vanno oltre, che fanno superare la soglia del 20%, quelli esclusi, diciamo, quelli, no, può anche revocare quei servizi e quindi ricondurre, diciamo, nell'ambito della legge quello che accadeva. Non è che necessariamente doveva revocarlo, come aveva detto l'ANA. Quindi, voglio dire, un'iscrizione di cui la domanda costituisce la condizione legittimante, il controllo da parte dell'autorità che, una volta riconosciuti i presupposti, la iscrive. Se poi, voglio dire, questi presupposti non ci saranno, avvia un procedimento con dei termini per poter negare l'accesso, per negare l'iscrizione all'amministrazione giudicatrice che aveva chiesto l'affidamento, che ha svolto l'affidamento in house. Io non penso che ci sia altro da dire per questi casi qui. Non... Sono di applicazione ancora al di là da venire. Per quanto riguarda invece le altre due, per quanto riguarda invece la numero 6, la linea numero 6, che può essere quella di più utile, insomma, consumo per chi voglio dire svolge l'attività nelle pubbliche amministrazioni che si occupa d'appalto. Anche qui diciamo che la normativa introdotta, no, come dire, cambia, vuol dire, il precedente voglio dire, dispositivo normativo, nel senso che non vi sono soltanto, voglio dire, per ecco, stavo correndo, però diciamo prima che cosa si occupa la linea guida. La linea guida si occupa non di tutte le esclusioni, ma soltanto di quelle previste dall'articolo 80,5, lettera C. Quindi alcuni tipi di esclusione, se me lo fai vedere, se riesco a guardarlo. Sì, stavo sottolineando questo. Ecco. La situazione appaltante può escludere quando dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano, quindi non sono esclusivamente questi, le significative carenze nell'esecuzione di un procedimento, di un precedente contratto di appalto o di concessione, che ne hanno causato la risoluzione anticipata non conforme, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un processo decisionale, ovvero hanno dato luogo a una condanna di risarcimento del danno, l'altra da sanzione, senso, il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio, il fornire anche per negligenza informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare la decisione sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione avvenuto, ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura. Ecco, rispetto a quello che accadeva prima col 163, l'amministrazione, la legge, la disposizione non contempla soltanto l'inadempimento contrattuale con la stessa stazione appaltante, ma insomma, riguarda tutti gli inadempimenti significativi che l'operatore economico ha svolto sia con la stazione sia con altro, ma soprattutto riguarda anche i comportamenti avuti durante la gara anche con altre amministrazioni e tutte, voglio dire, quei comportamenti, vuol dire, che comunque configurano l'illecito professionale. Quindi la norma è deputata a dare la possibilità all'amministrazione, la possibilità, una volta accertato l'illecito è obbligatorio poi fare le considerazioni conseguenti. Tuttavia, voglio dire, non è più soltanto lo spazio di un adempimento contrattuale avvenuto nell'ambito di un appalto con la precedente amministrazione, ma voglio dire riguarda tutti i comportamenti che l'operatore economico ha assunto nelle precedenti, certamente che non siano datati, insomma, a 2000 anni fa, però comunque voglio dire che sono in qualche modo, che possono comunque pregiudicare l'integrità morale e professionale dell'operatore economico.
che cosa ha fatto la linea guida, no? Questa è la legge, quindi questa è già una legge, diciamo così, una disposizione autoesecutiva che non avrebbe bisogno di precisazione, è già così, quindi dice quando. L'unica cosa è dire che l'ANAC ha voluto in qualche misura, ha voluto, voglio dire, anche su sollecitazione del legislatore, completare, rendere, come dire, più e semplificare meglio alcune situazioni non toccate dalla norma che comunque possono integrare, l'illecito professionale o l'illecito, diciamo così, contrattuale, in qualche modo. Allora, lei ha fatto un'operazione, diciamo così, importante, perché ha introdotto la linea guida, no? Taluni, a livello oggettivo, taluni reati che di per sé configurano un illecito, anche se le sentenze non sono ancora in esecuzione, quali per esempio, no? L'esercizio abusivo di una professione, quali ad esempio i reati di bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, quali per esempio i reati di carattere tributario, quali i reati societari del 231, della legge 231. Qui, e poi voglio dire, qui è stato il Consiglio di Stato che, voglio dire, come se non bastasse, qui non mi è piaciuto, dovete dire, il Consiglio di Stato, come se non bastasse, ha suggerito all'ANAC di aggiungere anche i reati di cui è all'articolo 354, 355, 356, che sono l'assenzione dagli incanti, che sono l'infedele, l'inadempimento in pubbliche forniture, ovvero la frode in pubbliche forniture. Aggiunti poi anche i 353 e 353 bis del codice penale, che sono la turbativa d'asta, la turbativa nel procedimento. Quindi anche se queste sentenze non sono, come dire, definitive, sono comunque utili, non necessariamente, no? Comunque devono essere valutate dall'amministrazione procedente perché possa escludere che possa escludere o debba escludere, qualora ricorrano certi presupposti, l'operatore economico. Quindi questo, diciamo, poi ne parleremo fra un attimo, mi pare poi difficile, no? Sebbene può dire se uno è stato condannato per infedele, per frode alla pubblica amministrazione in forniture, dire che è una cosa irrilevante nel caso che ci interessa, insomma, mi sembra un po' come molto arduo o forse cruento, no? Dire che tutto va bene. Adesso guardo un attimo. Faccio un riferimento documentale. Allora, quali sono le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto? Certamente, voglio dire, la risoluzione anticipata del contratto, è stato determinato da una carenza, o per negligenze ripetute, continue, o perché l'amministratore non, o perché i lavori non avevano un regolare percorso, un regolare iter, eccetera. Quindi però la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, no? E comunque, no? Oppure se contestata, chiusasi con una sentenza, insomma, definitiva che accerti la responsabilità dell'operatore. La condanna al risarcimento del danno, oppure la escussione di fideiussioni, oppure ancora l'applicazione di penali quando queste penali risultino rilevanti, per esempio l'ANAC dice quando sono superiori all'1%, no? All'1% dell'importo contrattuale, cioè voglio dire, complessivamente intese, guardate, no? Non che deve essere una sola. Quando vengono adottati, ecco, questo vuol dire, però dal destro, anche per poi parlare di quella sentenza, l'adozione di comportamenti scorretti, questo è generico, comportamenti scorretti, cioè quando, come adesso, il ritardo nell'adempimento, la induzione in errore dell'amministrazione quando l'amministrazione debba ripristinare per colpe non sue, ma che vuol dire le ripristina a sue spese perché indotto in errore dall'operatore economico. Quando vuol dire vi sono delle perizie di varianti, dei sensi dell'articolo 106, no? del codice dei contratti, dove c'è stato un errore professionale, allora quando l'affidamento sia stato progettazione ed esecuzione, ovvero anche in casi di affidamento soltanto di incarichi professionali di ingegneria, quando voglio dire
il professionista ha determinato questo errore. Poi, voglio dire, vi sono altre situazioni, come dire, di illecità che riguardano invece la procedura di gara, no? Oddio, ci sono delle sanzioni che sono, come dire, su cui non esiste possibilità alcuna, discrezione alcuna da parte dell'amministrazione, quelle previste dall'articolo 80, comma 1, cioè di esclusione, devono essere esclusi chi è stato condannato. Però, voglio dire, vi sono dei comportamenti fraudolenti da parte degli operatori economici che in questo caso il codice censura, laddove non vi è una rappresentazione falsa sui requisiti, che se tu non ce l'hai dichiarato il falso viene escluso, ma quando, vuol dire, la rappresentazione di alcuni requisiti non necessari ai fini della partecipazione alla gara siano rappresentati in maniera fuorviante, ambivalenti, di modo che l'amministrazione possa, no, cadere, voglio dire, nell'errore, possa cadere in errore, oppure quando l'operatore cerchi, no, di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione, no, volendo conoscere i nomi degli altri concorrenti, volendo conoscere le offerte degli altri concorrenti. Tutti questi sono elementi che, se svolti in corso di gara o se svolti precedentemente, di cui si è avuto traccia e sono stati poi, voglio dire, inseriti nel centro informatico, nel casellario informatico, possono determinare la esclusione da parte dell'operatore economico. Fermo restando ovviamente che tutte le dichiarazioni, voglio dire, che sono false, non veritiere, che attengono comunque alla partecipazione della gara, voglio dire, quelle per tavola se vengono censurate con l'esclusione, insomma, con l'esclusione. Ecco, vuol dire, al ricorrere di alcuni presupposti ci sono anche altre sanzioni che vengono applicate dall'autorità di garante per il mercato e la concorrenza, che, vuol dire, se sono condanna, se sono, voglio dire, significativi di comportamenti commerciali scorretti, possono concludere all'esclusione dalla gara. I provvedimenti sanzionatori anche dell'ANAC per coloro i quali, no, non abbiano risposto, dato riscontro, tutte le sanzioni che l'ANAC dà possono essere significative anche per queste, per l'esclusione. Qual è però il modo per poter conoscere questo? È soltanto l'accesso al casellario informatico, mi pare. E quindi il metodo di prova adeguato che la legge vuole, vuol dire, in questo caso qui, deve essere soltanto utilizzato in maniera atipica, non in maniera atipica. Cioè i mezzi di prova, il modo di acquisire i mezzi di prova sono mezzi, voglio dire, che il Consiglio di Stato, voglio dire, in questo modo qui ha detto essere in qualche modo tipici. Come si fa? Cioè c'è il documento unico, il documento di gara unico europeo, in cui gli operatori economici devono dichiarare tutto quello che rileva ai fini dell'illecito professionale, quindi qualsiasi cosa deve essere dichiarato nel documento unico di regolarità europea. Per quanto riguarda gli illeciti, diciamo così, professionali di qualsiasi tipo, sia che si riferiscono a contratti, sia che si riferiscono all'esecuzione di contratti, sia che si riferiscono invece ai comportamenti prima del contratto o durante il contratto. Invece, quindi, provvedimenti di esclusione dalla gara che sono stati fatti ai sensi dell'articolo 80 devono essere dichiarati. I provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto non contestati in giudizio, come diceva lei, voglio dire, ovvero se contestati poi con sentenza definitiva e sono stati assolti, e sono stati condannati, va bene. I provvedimenti di applicazione delle penali, l'avevo già detto, importo superiore all'1%, le escussioni fideiussorie, i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale, gli altri provvedimenti idonei a incidere sull'integrità morale del concessionario, dell'operatore. La sussistenza della causa di esclusione viene inserita nel documento, come abbiamo detto, però quello che è importante in questo caso è che l'amministrazione, nonostante vi siano tutti questi illeciti professionali, siccome non ha, voglio dire, anche accertati, quindi che vincolerebbero l'amministrazione all'esclusione, devono comunque essere declinati e rapportati al caso concreto. Quindi bisogna stabilire se in quel caso
quel tipo di illecito, vuol dire declinato nell'appalto che io devo fare, e considerando tutto quello che deve essere considerato, no? In ordine alla gravità o meno, ecco, questo a me mi lascia un po' perplesso, perché se è grave è grave, io come lo declino nel mio caso concreto? Questo non lo so, però la legge dice così: occorre avviare un procedimento in contraddittorio con la parte, con l'operatore economico, perché voglio dire si arrivi a definire definire l'esclusione o meno dell'operatore. Per quanto riguarda invece la possibilità che possa essere comunque riammesso in gara un operatore, se, non vuol dire, se il suo comportamento comunque è stato lineare e leale con l'amministrazione, qualora abbia adottato delle misure di, come dire, di self-cleaning, no? Di, se sbaglio l'inglese, voi mi correggete. All'inglese la gente. Self-cleaning. Quindi queste misure di autopolizia che la società debba fare, cioè se la società dimostra che comunque ha cambiato il modello organizzativo, se dimostra che, voglio dire, quelle persone che avevano commesso l'illecito sono state, voglio dire, escluse dall'organizzazione, se ha rinnovato gli organi sociali, se comunque ha utilizzato un modello di organizzazione tale per cui non è imputabile all'amministrazione il fatto che sia avvenuto quell'illecito, insomma, se c'è tutta questa una serie di indicazioni che dà l'autorità, voglio dire, se ha risarcito il danno si è obbligato a farlo, no? Quindi in tutti questi casi queste opzioni, certamente questo clinico, questa pulizia deve essere fatta prima della gara, ovviamente, o prima che venga iscritto nella SO, venga attestato dell'autorità, a sensi dell'articolo 84. Quindi questo, diciamo, è il complesso. Che cosa è accaduto? Però invece lascio la parola. Che cosa è accaduto? Solo questo dirò. Che proprio la settimana scorsa, mi pare, la sentenza del Consiglio di Stato, no? noi eravamo convinti, perché tutta la giurisprudenza era in questo senso, che per poter invocare, vuol dire, l'inadempimento, per poter invocare la risoluzione contrattuale, occorreva comunque che vi fosse un provvedimento definitivo, impugnato o meno, ma che il provvedimento fosse definitivo. È accaduto invece che, proprio con la sentenza del 2 marzo ultimo scorso, e tutta la giurisprudenza diceva di questo avviso, e non potevo dire hai commesso un errore, un inadempimento, e poi, voglio dire, il contratto l'avevo fatto, non c'era stata risoluzione. Invece, voglio dire, è accaduto che con la sentenza 1299 del 2018, del marzo adesso, il Consiglio di Stato, contraddicendo un orientamento costante della giurisprudenza dei TAR, ma anche dello stesso Consiglio di Stato, ha detto che non è necessario che vi sia stato un provvedimento giudiziale, un provvedimento definitivo, perché io posso escludere. Se l'amministrazione, certamente in questo caso, non è esonerata, anzi vuol dire aggravata dalla prova di questo, in maniera adeguata, essa amministrazione dimostri che, voglio dire, vi è stato, voglio dire, un grave inadempimento contrattuale, una grave scorrettezza. È successo che il consorzio di Gallura della Sardegna, che aveva in corso un contratto di assicurazione per l'accantonamento del trattamento per il TFR, voglio dire, fatto nel 98, poi vuol dire con un altro contratto fatto nel 2006, hanno scoperto che l'assicurazione ha fatto un investimento, diciamo così, non redditizio, che ha causato perdite, ma soprattutto non ha questa assicurazione restituita la somma residua, no? Perché era un contratto, quei contratti, diciamo così, vita, che alla fine non restituisce. Quindi non vi era stato nessun provvedimento sanzionatorio da parte dell'amministrazione, né vi era stato nessun provvedimento dell'autorità giudiziaria che accertasse quanto la stazione appaltante affermava. E tuttavia, voglio dire, anche perché poi era scaduta l'assicurazione, quindi, voglio dire, non è che poteva risolverla prima, insomma, la scadenza dell'assicurazione. Però tuttavia il Consiglio di Stato cosa ha detto? Che, voglio dire, l'amministrazione, siccome la legge parla di
quando individua le carenze, dice tra questi, e quindi possono esserci anche altri. In questo caso ha dimostrato che aveva fatto una mediazione, che è andata, non è andata a buon fine, che l'assicurazione comunque doveva restituirgli 600.000 euro che aveva anche in bilancio, quindi anche dal bilancio dell'assicurazione c'era una somma dedicata e tuttavia non li ha restituiti. Quindi a questo punto ha detto tu hai commesso un grave inadempimento e anche se l'autorità giudiziaria non l'ha accertato io ti posso comunque escludere. Quindi riformando la sentenza del TAR sardo di Cagliari ha riformato la sentenza e ha confermato l'esclusione che l'amministrazione a suo tempo aveva fatto. Vero è che anche, voglio dire, il TAR Campania aveva sollevato una questione di conformità col diritto europeo alla Commissione stessa, laddove ha detto che questa, lì era per il caso contrario, però lì era stato escluso un tale non era stato escluso e quindi qualcuno ha impugnato se la definizione, la proposizione indicata nella norma non sia, voglio dire, in contrasto con la direttiva europea nella parte in cui non consente, no? Consente che soltanto con l'accertamento definitivo io posso escludere e quindi pende di fronte alla Commissione, adesso alla Commissione di Giustizia Europea, alla Corte di Giustizia Europea questo processo per definire se questa norma, questa proposizione è corretta o meno. Devo parlare? No, io poi tu devi intervenire tu alla fine, non lo so. Io avevo semplicemente bisogno di rubarvi 10 minuti, nell'interesse sostanzialmente di tutti, nel senso che, come sapete, a breve verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale le linee guida numero 4, mi ricordo, sì, non è, su espresso incarico del legislatore e del correttivo hanno demandato ad ANAC di dare indicazioni puntuali e di regolare uno dei drammi che viviamo quotidianamente, che è quello dell'applicazione del principio di rotazione. Quindi volevo veramente rubarvi 10 minuti, poi chiudiamo. Volevo dire soltanto quello. Faccio una sintesi, e allora viene a chiudere. Assolutamente, sì. No, io pensavo che dovessimo stare ancora di più, allora no. Ho detto 1:30. Quindi. No, volevo dire soltanto per quanto riguarda la linea guida numero 8, no, che è molto interessante, perché anche questa vuol dire molto, come dire, più che interessante, direi cruenta, per quanto riguarda noi operatori nelle pubbliche amministrazioni, in quanto tratta del ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara. E quindi, per quanto riguarda non tutte le fattispecie previste dall'articolo che ci interessa, sì, ma soltanto quelle che riguardano, voglio dire, no? Quelle relative all'affidamento ad un fornitore perché si ritiene per motivi artistici o tecnici o perché si ritiene che abbia la privativa dello stesso, del prodotto o del servizio. Poi il rinnovo, le forniture complementari e queste due ipotesi. Insomma, che. E allora voglio dire, l'ANAC, voglio dire, dopo aver fatto una serie di considerazioni, di premesse, di indagini di mercato, che voglio dire, il Consiglio di Stato gli aveva in qualche modo anche censurato perché non l'aveva fatto in corso quando era vigente il contratto, ma l'aveva fatto addirittura prima che andasse in vigore il contratto, e quindi l'ANAC, il Consiglio di Stato, ha detto io non ti do il parere se tu non rifai con la nuova normativa l'indagine presso gli stakeholder, presso le altre autorità, eccetera. Quello che, diciamo, mi premeva dire è che le amministrazioni, vuol dire, talvolta anche per consuetudine, per pigrizia, per difficoltà, invocano, no, l'applicazione di questo articolo. Però, voglio dire, non basta, vuol dire, invocare soltanto che il prodotto è unico, ovvero non è possibile andare altrove, ma bisogna dimostrarlo, e questo è il punto fondamentale. Occorre la dimostrazione che quel prodotto sia veramente unico. Un prodotto è unico soltanto quando possa essere utilizzato senza che vi sia bisogno di modifiche, di aggiunte, di altre intermediazioni. Ecco, solo in questo caso è unico. Non possiamo invocare
il ricorso alla procedura senza pubblicazione di bando, se abbiamo fatto delle indagini ormai risalenti, perché il mondo corre velocemente, quindi quello che era unico qualche tempo fa non lo è più. Occorre prevedere, e anche questa è stata una delle condizioni per cui il Consiglio di Stato aveva rimandato indietro la linea guida, che voglio dire, adesso non vi è soltanto la gara, ma c'è anche una programmazione da fare, e la programmazione è soltanto riguarda, voglio dire, le esigenze che l'amministrazione deve soddisfare, i percorsi che deve compiere, che vengono indicati dall'ANAC, e poi voglio dire c'è anche la progettazione del prodotto, che non deve guardare soltanto al prodotto in sé, ma a tutto al ciclo di vita del prodotto stesso. Quindi sono queste le considerazioni che l'amministrazione deve fare, non è possibile invocare la procedura unica senza pubblicazione del bando, invocando l'urgenza, invocando che non si è fatto in tempo. Sono censure che l'ANAC fa sempre e comunque, e quindi occorre uno studio particolare per evitare, voglio dire, la creazione di un mercato, voglio dire, dedicato soltanto a quel fornitore, creare scongiurare la creazione di una chiusura all'interno di quel prodotto, il cosiddetto lock-in. Quindi lock-in che poi comporta dei costi enormi, significativi poi per quanto riguarda i prodotti di ricambio, per quanto riguarda la manutenzione, per quanto riguarda poi la possibilità di cambiare quel fornitore stesso. Quindi l'ANAC dà una serie di consigli, voglio dire, io non posso domani mattina invocare, voglio dire, ricorrere al ricorso per procedure negoziate e fare il bando, no, devo fare innanzitutto obbligatoriamente una ricerca di mercato. La ricerca di mercato è una condizione imprescindibile, tanto che non c'è più tempo, che vuol dire che l'ANAC ha sanzionato grandemente il Comune di Milano, perché pur avendo fatto degli appalti, no, su indicazione espressa dalla Direzione Generale del Ministero dell'Economia, non ha fatto una ricerca di mercato, perché dava per scontato alcune cose, ed è stata sanzionata pesantemente dall'ANAC. Quindi occorre una programmazione importante, una progettazione importante, ricorso al mercato e, voglio dire, studiare tutte quelle soluzioni, ricorso anche, voglio dire, a procedure che hanno fatto altre amministrazioni, come si sono comportati in quel modo. E voglio, oltretutto, insomma, il consiglio che dà l'ANAC è quello, non so quanto applicabile poi, di fare alcuni appalti suddividendoli in più lotte, ma non sempre è una cosa, diciamo, possibile, né sempre, vuol dire, questa cosa comporta delle economie di scala, ma soprattutto fare degli appalti che si svolgono su processi standard, quindi questo perché possono essere manutenibili, riutilizzabili, aperti, e quindi per evitare di essere chiusi in un meccanismo pericoloso che poi ci imprigiona e non ci lascia, quindi con risparmi magari che abbiamo avuto all'inizio, ma poi che paghiamo pesantemente nel corso della vita del prodotto. Tutto qui. No. Allora, 10 minuti proprio alla chiusura, volevo semplicemente, come dire, portarvi l'attenzione su alcuni aspetti delle linee guida numero 4, ma soprattutto delle modifiche che il correttivo ha introdotto all'articolo 36, che riguarda le procedure da seguire negli affidamenti sotto soglia, sotto le soglie dell'articolo 35, e per quanto riguarda per le forniture dei servizi, e per quanto riguarda i lavori per gli appalti di importo inferiore ad 1 milione di euro. Innanzitutto il correttivo ha introdotto, accanto ai tradizionali principi che conosciamo dell'economicità, della trasparenza, della pubblicità, altri due principi aggiunti, che sono quello dell'obbligo di conformarsi per gli affidamenti che si fa, anche per gli affidamenti che si fanno sotto soglia, ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, che significa sostanzialmente che negli atti di gara che poniamo in gara, quindi progetti, capitolati speciali d'appalto, schemi di contratto, debbano essere obbligatoriamente recepiti i criteri ambientali minimi previsti dal decreto del 2005 del Ministero dell'Economia
scusate, del Ministero del Territorio e del Mare e dei successivi aggiornamenti. L'altro criterio è quello invece della prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse previsti nel codice dei pubblici appalti, che significa sostanzialmente questo, cioè prevedere negli atti di gara adeguate misure di risoluzione dei conflitti di interesse che si estendono per la verità anche alla fase di esecuzione del contratto, assicurando che la vigilanza, le regole, diciamo, di controllo e di vigilanza che poniamo negli atti di gara siano coerenti rispetto al piano nazionale anticorruzione approvato dall'ANAC, nonché ai piani triennali e ai relativi aggiornamenti che ogni stazione appaltante è tenuta ad adottare, come sapete, senza della legge 190 del 2012. Non descriviamo le procedure perché ormai le conosciamo. L'aspetto però significativo che l'articolo, che il decreto correttivo introduce sull'articolo 36 con riferimento agli appalti di importo inferiore alla soglia dei 40.000 euro è che, confermato l'affidamento diretto, il legislatore del correttivo ha voluto superare l'interpretazione che ANAC aveva fatto con riferimento alla necessità che per individuare l'offerta migliore fosse necessaria l'acquisizione di due o più preventivi in applicazione del principio di economicità. Non è che ANAC nelle linee guida abbia abbandonato del tutto il pensiero, però la disposizione da questo punto di vista è chiarissima. L'articolo 36 stabilisce che l'affidamento diretto può essere fatto prescindendo dall'acquisizione di più preventivi, ed allora l'ANAC, per salvare la faccia, consentitemi il termine brutto, ha detto che il principio di economicità non comporta necessariamente l'acquisizione di più preventivi, ma comporta che comunque in sede di indagine di mercato io attesti la congruità del prezzo che ho negoziato con l'operatore economico, comparandolo con affidamenti simili che sono stati fatti da altre stazioni appaltanti, oppure facendo riferimento a listini a prezzi di mercato, per esempio il prezzario regionale o provinciale delle opere pubbliche, per dei lavori pubblici, per intenderci. L'altro aspetto della motivazione, che non deve essere più adeguata, perché l'adeguatamente motivato è stato modificato in motivato nel nuovo testo dell'articolo 36, è che ovviamente io devo dare attestazione che l'operatore economico abbia i requisiti di qualificazione di ordine generale previsti dall'articolo 80, che non possono mai mancare, con l'avvertenza che ora si verificano in maniera diversa. Andiamo a vedere, vi garantisco 10 minuti e chiudiamo. E l'altro aspetto invece è quello relativo al quindi requisiti di qualificazione di carattere generale e ovviamente requisiti di qualificazione di carattere speciale, attestando che l'operatore economico possiede, per esempio, l'idoneità professionale, la capacità economico-finanziaria nell'ipotesi in cui sia stata richiesta, la capacità organizzativa e professionale nell'ipotesi in cui sia stata richiesta. Ovviamente per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro, se si tratta di forniture e servizi, di solito richiediamo solamente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Per gli appalti di lavori si richiede, ai sensi del vecchio articolo 90, l'aver fatto lavori di importo equivalente all'importo del contratto e gli altri indicatori che sono appunto previsti dall'articolo 90, che sono la percentuale del costo del personale e l'idonea attrezzatura tecnica. Quindi solo questo devo attestare, non più acquisizione di più preventivi, motivazione limitata a questi due aspetti. Per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro, il legislatore che in questo caso era stato più aperto all'esigenza della semplificazione dell'ANAC, ha detto all'ANAC: stabilisci tu con quali meccanismi la semplificazione nella verifica dei requisiti può essere fatta. Ne è uscita questa configurazione, scusatemi, non è questa, ma è le slide le ho fatte, costituiscono una sorta di la settimana prossima le facciamo pubblicare tutta la piattaforma, potete tranquillamente allora. Le fasce di importo al di sotto dei 40.000 euro, cioè qualunque mente che opera secondo canoni banali, probabilmente come le nostre, diceva: vabbè, la fascia di 40.000 euro, tappiamo due buche,
con 40.000 euro cosa facciamo ormai di affidamenti? Veramente cose di piccolo conto. Quindi introduco lo stesso principio di semplificazione da 0 a 40.000 euro. No. Per cui abbiamo tre fasce diverse di importo. La prima fino a 5.000 euro. Quindi l'affidamento per importi fino a 5.000 euro, affidamento diretto in questo caso, il contratto può essere, io individuiamo l'operatore, stipuliamo il contratto, lo stipuliamo immediatamente, quasi immediatamente, nel senso che lo stipuliamo sulla base dell'autocertificazione contenuta nel DGUE e acquisendo solamente il DURC sulla regolarità contributiva. Tutto il resto può essere verificato successivamente. A condizione però, questa semplificazione può essere utilizzata a condizione che nel contratto venga, al di là delle verifiche che devono essere fatte attraverso il casellario di ANAC, perché potrebbe sull'operatore che ci offre 5.000 euro gravare un provvedimento che inibisce la contrattazione con la pubblica amministrazione, oppure un provvedimento che lo esclude dalla partecipazione ai pubblici appalti, e quindi in questo caso comunque il contratto non potrebbe essere stipulato. Che cosa succede? Che il contratto può essere stipulato sulla base della semplice autocertificazione, con l'avvertenza che devono essere inserite specifiche clausole che determinano la risoluzione del contratto e la risoluzione del contratto, il pagamento dei lavori o del corrispettivo pattuito solo con riferimento alla parte di prestazione che sia già stata nel frattempo eseguita, e che preveda a titolo di sanzione l'incameramento della cauzione se l'abbiamo richiesta, o se vi ricordate fino a 40.000 euro la cauzione potrebbe essere sia quella provvisoria che quella definitiva essere non richiesta con un atto regolamentare interno, ed in questo caso si applicherebbe una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto. Quindi contratto stipulato sulla base del DGUE, verifica DURC, verifica casellario informatico di ANAC, contratto stipulato con clausole risolutive espresse in questo senso. Nel caso in cui il contratto sia di importo compreso tra 5 a 20.000 euro, la semplificazione è una semplificazione moderata, cioè nel senso che acquisisco il DGUE, devo verificare il DURC, ma non solo, perché devo esperire verifiche preventive sugli aspetti penali, fiscale, contributivo e fallimentare. Quindi sostanzialmente devo acquisire il certificato penale, devo acquisire la liberatoria dell'Agenzia delle Entrate, il contributivo e il DURC, e il certificato della Camera di Commercio della Cancelleria Fallimentare che attestino l'inesistenza di procedure fallimentari già dichiarate o procedure fallimentari in atto. Quindi, posso dirvi la verità, semplificazione zero. La sanzione è che al di sotto dei 40.000 euro, soprattutto se si ricorre al MEPA, no, solo se si ricorre al MEPA, sì, solo se si ricorre al MEPA, non sì, soprattutto. Sì, sì, ricorso al MEPA sostanzialmente non serve fare la verifica dei requisiti professionali e morali, perché l'azienda che vuole inserirsi nel MEPA è già. Questo qua, allora, questa è una disposizione però, che vedevamo dopo, e che si aggiunge. Nel caso del ricorso alle centrali di committenza per la fornitura di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, è stata gravata la centrale di committenza dell'onere di eseguire le verifiche sui soggetti che si iscrivono. La conseguenza è che è di eseguire a campione degli aggiornamenti su quanto dichiarato appunto dagli operatori economici presenti sul MEPA. In quel caso, nel momento in cui l'acquisto della fornitura del servizio viene fatta sul MEPA, non abbiamo obblighi di verifica. Però, per esempio, per tutto quanto non previsto sul MEPA o per i lavori che sul MEPA ovviamente non troviamo, per i quali facciamo direttamente la verifica dei requisiti, valgono queste regole.
pur avendo la legge, il legislatore detto fino a 40.000 euro introduci delle semplificazioni, per la fascia compresa tra 20.000 e 40.000 euro l'ANAC ha detto nessuna semplificazione, facendo un discorso di tipo statistico che non tiene conto però per il principio dell'adeguatezza, cioè che siccome il 70% degli appalti che si aggiudicano in Italia sono, sono appalti al di sotto dei 40.000 euro e la maggior parte sono nella fascia di valore fra 20 e 40.000 euro, sottrarre alle verifiche questa enormità di appalti dal punto di vista quantitativo significava sostanzialmente consentire un'area sterminata di illegalità. Questo è il punto. Non parliamo del tema legato all'accantonamento alla questione del taglio delle ali, perché richiederebbe ore. Invece vi voglio parlare del principio di rotazione e poi chiudiamo. Allora, innanzitutto la modifica, che non è di poco conto, apportata dal correttivo all'articolo 36, che estende, anticipa meglio ancora, il principio di rotazione alla fase dell'invito. Già era un principio, come dire, di difficile applicazione se limitato alla fase dell'affidamento, cioè all'individuazione dell'operatore economico affidatario dell'appalto. Diventa ancora più complesso se è anticipato, per le modalità operative da seguire, se è anticipato al momento della fase dell'invito. Qual è la scelta che ha fatto ANAC? La scelta è questa. Innanzitutto, il principio di rotazione si applica solo con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello che abbiamo in atto. Quindi la regola che hanno voluto adottare è la regola empirica del salto del turno. Quindi oggi ho affidato all'impresa Luigi Burti un servizio di consulenza in materia informatica, un servizio informatico. Il turno è stato preso da lui, deve saltare il prossimo turno. Quindi se io faccio un appalto, ma ogni appalto, oppure, e qui arriva la seconda precisazione, il principio di rotazione opera solo nel momento in cui l'appalto del turno precedente e l'appalto in atto abbiano, sintetizzo, ma non è una sintesi però fuorviante, lo stesso oggetto, vale a dire siano relativi allo stesso settore merceologico, attengono alla stessa categoria di opere, ovvero siano relativi allo stesso settore di servizio. Vi do delle indicazioni da seguire. Il settore merceologico non sono giuridiche ma sono empiriche, sono di fatto. Allora, i settori merceologici li possiamo l'identità del settore merceologico utilizzando i codici Ateco. Sapete cosa sono? Si va sull'elenco gestito dalla Camera di Commercio, ogni fornitura, ogni servizio è contraddistinto da un codice. Ovviamente l'identità del settore merceologico può essere ricavato dall'identità del codice Ateco. Per quanto riguarda la categoria di opere, facciamo riferimento al sistema di qualificazione della SOA, quindi le categorie generali, le categorie scorporabili, non possiamo aggiudicare nella stessa categoria, cioè una OG3 del turno impedisce che io inviti ad un OG3 del turno successivo la ditta affidataria del turno precedente, dell'affidamento precedente. Un po' più complessa la storia per quanto riguarda l'affidamento dei servizi, perché qui, sapete, c'è la diatriba non composta a livello giurisprudenziale tra i servizi identici, vale a dire quelli totalmente sovrapponibili, e i servizi analoghi. Ovviamente applicare l'uno o l'altro principio porta a dilatare, ad estendere o a ridurre di molto l'applicazione del principio di rotazione. Io sarei dell'idea di applicare il principio dell'identità dei servizi, cioè quando il servizio che si affida e quello precedente sono totalmente sovrapponibili. Vi faccio riferimento per esempio ai servizi di ristorazione collettiva. Troviamo diverse tipologie all'interno dei servizi di ristorazione collettiva: la ristorazione scolastica, la ristorazione sociale e la ristorazione ospedaliera. Applichiamo
il concetto dell'identità dei servizi alla categoria generale dei servizi di ristorazione collettiva, oppure facciamo riferimento alle specificità, ai servizi di specie? Io farei riferimento ai servizi di specie, vale a dire l'affidatario del servizio di ristorazione scolastica può partecipare senza obbligo di essere escluso per rispetto del salto del turno al servizio di ristorazione ospedaliera. È una mia idea, è una mia interpretazione, tenete conto che ci sono sentenze, invece il Consiglio di Stato va in una direzione diversa dicendo che il concetto di servizio identico, se applicato alla qualificazione, è un concetto restrittivo perché riduce enormemente l'area di competizione. L'ultima annotazione che è importante, però... ovviamente la modifica recata alle linee guida numero 4 ha visto una concertazione, una partecipazione di stakeholders che non ha visto nessun'altra linea guida, questo per far comprendere quanto erano sensibili i temi di cui si discuteva. Allora, tanti hanno evidenziato, ma era un'osservazione di buonsenso, che una questione è tutelare il mercato e la competizione, impedendo che l'affidatario che ha fidelizzato Matteo Accardi, ha fidelizzato Piera Pappalardo, per dire, perché ha un contratto in essere, a questo venga impedito di partecipare agli appalti successivi. Un discorso è, per esempio, invece, che venga impedito di partecipare ad un soggetto che è stato estratto a sorte, che è stato invitato e che poi non si è nemmeno aggiudicato la gara. Che tipo di fidelizzazione ha avuto con la stazione appaltante o con il RUP? Praticamente nessuna. Ed allora, considerando che c'erano state, credo, una trentina di sollecitazioni a dire differenziamo le situazioni, ANAC ha ceduto su questo punto, per cui ha detto che nei confronti del contraente uscente l'applicazione del principio di rotazione, che ricordatevi è un principio strumentale, non è un principio assoluto, serve a garantire, come dire, l'apertura al mercato, quindi lo utilizziamo con queste finalità, non lo utilizziamo in misura escludente assoluta, come misura escludente che porta all'esclusione assoluta del precedente affidatario. Ed allora ANAC dice: nell'ipotesi con riferimento all'affidatario precedente, tu puoi anche invitare l'affidatario precedente, però in questo caso hai un obbligo di motivazione particolarmente stringente, perché l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale. Come devi motivare? Con riferimento a due profili di motivazione. La prima guarda al contesto esterno alla stazione appaltante, vale a dire dobbiamo guardare al mercato e capire se eliminare dal mercato, dalla concorrenza, l'operatore economico affidatario non agevoli il mercato, ma addirittura costituisca un pregiudizio, perché per esempio gli operatori in quel determinato settore sono pochi e quindi mettere in competizione l'operatore uscente garantisce addirittura maggiore competizione. Quindi questo è il primo degli aspetti della motivazione. L'altro invece è di natura soggettiva e guarda all'operatore economico dicendo: tu puoi invitarlo a condizione che potenzi il mercato e a condizione che la stazione appaltante abbia apprezzamento sulla qualità della prestazione che il contraente ha già reso, quindi alla buona esecuzione, alla diligente esecuzione del contratto in atto. Spero di essere stato chiaro nel... invece, con riferimento al principio di rotazione da applicare all'operatore invitato, che non sia però l'affidatario uscente, l'ANAC dice: in questo caso non dovete guardare al mercato, ma dovete fare delle valutazioni che sono di carattere soggettivo, e cioè dovete dire: invito il soggetto che era stato precedentemente invitato e che non è risultato affidatario perché ho particolare fiducia nelle qualità imprenditoriali di questo soggetto e nella qualità della prestazione che renderà alla stazione appaltante. Queste motivazioni però dobbiamo scrivere nel provvedimento. In ogni caso, quindi, sostanzialmente il principio di rotazione viene alleggerito per quanto riguarda l'affidatario. Per quanto riguarda, scusatemi, l'invitato non affidatario.
Chiaro? Ultima questione. Innanzitutto, ovviamente, il principio del, l'autorità lo dice, ma è banale dirlo, era banale affermarlo, non vale nel momento in cui io ho dei contratti in atto e avvio una procedura che è una procedura aperta a cui tutti possono partecipare. In questo caso non posso escludere ovviamente gli affidatari. La questione però si pone con riferimento al tipo di procedura, di procedimento che gestiamo per le procedure negoziate che vengono svolte con un avviso al quale tutti possono rispondere, utilizzo un termine tecnico, possono partecipare, e nel quale scegliamo gli operatori economici attraverso le stazioni a sorte, però limitandone il numero. In questo caso l'ANAC dice: se introduci una forcella, se introduci un numero minimo, in questo caso il principio di rotazione opera, perché la sorte in sé non è uno strumento sufficiente a superare il principio di rotazione. Questo ci pone dei problemi, ripeto, non di poco conto. E allora il principio di rotazione può essere gestito, ma qui ve lo annuncio, diciamo, ne parliamo poi, troveremo una sede più opportuna in cui dedicare più tempo, più ore e magari delle degli esempi pratici a vedere come e in che termini funziona, come istituendo un regolamento con un regolamento interno che disciplini il principio di rotazione con la distribuzione in fasce di valore degli affidamenti. Questo può agevolare, nel senso che e risolve un problema che è un problema importante, perché ad esempio io ho un contratto in essere con l'impresa Luigi Burti per un corrispettivo di 50.000 euro. Bandisco un affidamento con procedura negoziata per 900.000 euro e, in applicazione del principio di rotazione col sistema del salto, escludo dalla partecipazione l'affidatario di un contratto di 50.000 euro. È ragionevole secondo voi? È giusto? È adeguato e proporzionato? Assolutamente no. Però questa questione si risolve come? Introducendo le fasce di valore, per cui io faccio funzionare il principio di rotazione, per esempio per quanto riguarda i lavori pubblici, con riferimento alle classifiche. Quindi dirò: OG3 classifica prima fino a 256.000 euro, chi è affidatario di un contratto del genere non partecipa ad un affidamento che rientra in questa fascia di valore, ma devo consentire la partecipazione a fasce di valore superiore. Questa regola dobbiamo scriverla e dobbiamo farla strumento regolamentare della stazione appaltante. Io chiuderei qui, vi ho dato le indicazioni che sono...